E guardate cosa succederà. L'OMS e TikTok saranno assieme per le informazioni scientifiche sulla salute. Al via una collaborazione della durata di un anno. Fornire informazioni sulla salute basate sulla scienza e promuovere un'alfabetizzazione sanitaria coinvolgendo gli influencer a produrre contenuti video chiari e affidabili. No, collaborerà con gli influencer. Ma peccato che non sono un influencer, voglio collaborare anch'io. Tedros, dai, contattami anch'io, voglio fare i video. Sì, poi li faccio un po' a modo mio, Ma tu sei su YouTube, non puoi. Ma voglio farli anch'io. Questo è l'obiettivo di una collaborazione della durata di un anno, avviata tra l'OMS e TikTok, che mira a diminuire la disinformazione sui contenuti relativi alla salute, soprattutto tra i giovani. Boh. I giovani sono quelli che si sono messi in fila per andare in discoteca, per andare a mangiare la pizza, per andare al mare. Questa collaborazione può rivelarsi un punto di svolta per rendere le piattaforme più socialmente responsabili. L'intersezione tra salute e tecnologia offre l'opportunità di raggiungere persone di tutte le età, ovunque si trovino, e questo chi l'ha affermato, Jeremy Farrar, dell'OMS. Milioni di persone vengono su TikTok ogni giorno per trovare una comunità in tutti gli ambiti, incluso il loro benessere. Ci impegniamo per garantire che possano trovare informazioni affidabili. Ecco perché, afferma Valiant Richie di TikTok, siamo lieti di collaborare con la rete di influencer della salute Fides dell'OMS per rafforzare ulteriormente questo impegno. Lanciata nel 2020, la rete Fides ha mobilitato i creatori di contenuti sulla salute per contrastare la disinformazione online e conta oggi su una comunità di oltre 800 creatori di contenuti che raggiungono 150 milioni di persone su varie piattaforme. Gli influencer, sottolinea Alain Labrick, uno dei direttori dell'OMS, hanno un'opportunità unica di colmare il divario tra scienza e vita quotidiana. È qui che l'OMS può intervenire nel fornire informazioni basate su prove, assicurando che le conversazioni sulla salute su piattaforme come TikTok siano sia efficaci che informate. Quindi l'OMS sbarca su TikTok e si avvarrà della collaborazione di alcuni creator, di alcuni influencer. Però posso dire una cosa, Tedros, ma io sto già collaborando, io prendo i tuoi video e li doppio in italiano. Voglio collaborare anch'io, lo faccio su YouTube. Però io non mi limito a ripetere pari pari quello che dite voi, io voglio anche esprimere il mio parere. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.